FM. Sandra, Sandra, benveniste. ¿Qué encargo tienes aquí? Somos parte del equipo Faro. Faccio parte dell'equipe Faro. Il Faro è formato da 330 ONG, tra le quali quella in cui lavoro. Abbiamo il compito della segreteria del padiglione. Di che tratta questa installazione? È un padiglione molto speciale, sia per l'architettura fisica che per quella sociale. L'architettura fisica assomiglia ad un botijo, un'otre di fango che pretende rappresentare anche in forma esteriore il tipo di costruzione bioclimatica con cui si può lavorare. Consta di un edificio di 21 metri di altezza, tutto di fango e paglia. Speriamo sia il simbolo del tipo di costruzione più sostenibile, più efficiente dal punto di vista del consumo di acqua ed energia delle costruzioni convenzionali. In quanto all'architettura sociale, è la rete delle 330 ONG in cui siamo articolati per offrire all'interno del padiglione dei messaggi comuni. In eso de las proposiciones, concretamente, puede hacernos algunos ejemplos? Al Faro abbiamo una serie di esperienze pratiche che si possono visitare all'esterno del padiglione e al primo piano della struttura, come ad esempio un sistema di filtri d'acqua o di estrazione mediante una bici a pedali, una pompa a mano, un forno a energia solare. Ci sono foto di progetti di banche dell'acqua in Etiopia e tante altre forme pratiche che noi chiamiamo esperienze. Foto, video, studi di casi e analisi di esperienze che ci illuminano sulla strada da percorrere per risolvere i problemi sia ambientali che sociali che ruotano intorno all'acqua. E come si pone il mondo delle ONG in relazione, diciamo, ai governi? Perché il problema dell'acqua si risolve, creiamo noi, per l'attuazione di questi due elementi, no? Entonces, a veces la denuncia, pero también la proposición. In questo padiglione abbiamo lavorato in piena libertà. Con orgoglio possiamo dire che il nostro padiglione è autonomo e noi siamo liberi e indipendenti dalle nazioni. In concreto abbiamo riassunto tutti i messaggi del Faro in due petizioni che abbiamo chiamato Coinvolgiti. Chiediamo ai cittadini di firmare una petizione per chiedere l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici per tutti e protezione degli ecosistemi acquatici, perché mettiamo in relazione la salute dei fiumi, dei bacini d'acqua, la conservazione del pesce, che è la proteina dei poveri, nello sforzo di garantire i diritti essenziali di base dei cittadini. Che va a essere di tutta questa installazione terminare l'Expo? Una muy buena pregunta. Bella domanda. Ancora non lo sappiamo, anche se ci hanno detto che il padiglione si trova nella parte del fiume Ebro soggetta a inondazioni, là dove il letto del fiume ha bisogno di spazio per fare il suo corso. All'inizio ci dissero che tutta questa zona sarebbe stata smantellata e che alla fine dell'esposizione tutto ciò che vedete sarebbe scomparso. Muchas gracias y buen trabajo. Gracias, ciao.